Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno amici di Storytime, sono Veronica e sono qui con Daniela e Daniele che ci parleranno della loro attività. Ma prima, come sempre, vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come Storytime Ufficiale. Buongiorno. Buongiorno a te Veronica. È un piacere. Buongiorno. È un piacere avervi qui. Allora, voi oggi siete qui per parlarci della vostra azienda Tecnosystem, che è un'azienda, diciamo, storica, perché sono già più di 40 anni. 41 anni, sì. 41, esatto. Avevo i capelli. Ah, ok, perfetto. E allora, voi vi occupate di vendere attrezzature ad autofficine, gommisti, carrozzerie e via dicendo. Raccontateci un attimo, com'è nata questa azienda? È nata con la passione per le automobili. E non essendo un autoriparatore, il mondo più vicino all'autoriparazione era quello di avvicinarmi alle attrezzature, per cui abbiamo cominciato quasi per scherzo, io e la mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie, che è diventata poi la madre di Daniela, e abbiamo iniziato nel 1981. Abbiamo, con un ufficio di 25 metri quadrati, oggi abbiamo una superficie importante e siamo un discreto numero di persone. Che bella storia. Sì, è lunga. Certo. Lunga e difficile. Vabbè, lunga e difficile, però immagino le soddisfazioni ci siano. Assolutamente, certo. E allora, parlateci un attimo dei servizi che offrite. Beh, noi partiamo dalla progettazione. Oggi, dopo tanti anni di lavoro, partiamo dalla progettazione di un nuovo ambiente di lavoro, di una nuova officina, e proseguiamo l'allestimento, la formazione, fino alla consegna delle chiavi al cliente del nuovo ambiente di lavoro. Uh-huh. Che chiaramente terrà in considerazione le tecnologie, terrà in considerazione i flussi di lavoro, terrà in considerazione tutto quello che sono i nuovi sviluppi. Oggi, certo, ad esempio, le ultime progettazioni considerano tutte le postazioni per le auto elettriche che tutti i brand dovranno introdurre man mano, e guardiamo al futuro, come abbiamo detto prima. E certo, e come già hai detto, 40 anni sono tanti, e in questi 40 anni ci sono stati dei cambiamenti. Tantissimi. Mi avete parlato di una trasformazione che avete fatto. Sì, ma magari non lo facciamo dire a Daniela. Esatto. Allora, la trasformazione di cui si parla è senza dubbio la nuova sede. Beh, io in azienda, se vogliamo iniziare un attimino da lì, sono entrata praticamente da quando sono nata, perché ovviamente con i genitori che avevano questa attività mi ci sono trovata da subito. E infatti io dico sempre che la Tecnosystem per me è la mia sorella maggiore, e questa è la verità, no? Io quando parlo della Tecnosystem quasi mi emoziono, perché che bello. Non è solo lavoro, ma è passione. Una famiglia? Esatto, assolutamente. E proprio per questo, proprio perché famiglia, ad oggi ci lavora addirittura mio marito, e la mia bimba è praticamente cresciuta in azienda, per cui proprio è una storia che continua, insomma, si guarda veramente in avanti, come diceva mio papà. E la trasformazione di cui si parlava, l'ennesima, è senza dubbio la nuova sede. E nel 2017 ci siamo trasferiti in questa nuova sede, appunto, dove i metri quadri sono aumentati in maniera esponenziale rispetto all'inizio, in cui gli ambienti di lavoro e gli spazi sono stati studiati con una certa cognizione per pensare ai flussi di lavoro, quindi ai tecnici che spazi avevano bisogno in magazzino, lo stoccaggio dei ricambi, la merce che arriva, il laboratorio e gli spazi necessari per le riparazioni delle attrezzature che arrivavano, gli uffici spaziosi, ariosi, moderni, insomma uno showroom che nelle sedi precedenti non c'era, per cui un cliente che arriva e la possibilità di fargli vedere le attrezzature come si deve, di farle vedere in funzione. E in occasione di questo, essendo esperti, diciamo, da anni anche nel mondo dei centri di revisione, abbiamo messo in funzione anche un centro di revisione, mm-hmm, per cui a tutti gli effetti operativo
e facciamo anche dei corsi di formazione per questo, insomma, un mondo che si apre dietro questa nuova sede. Insomma. Wow, offrite comunque un servizio a 360 gradi, addirittura i corsi. Esatto, esatto, assolutamente. E come si svolgono questi corsi? Allora, abbiamo un calendario molto fitto che va dagli argomenti più semplici a quelli più complessi legati alla tecnologia delle automobili. Mm-hmm. Abbiamo dei corsi abilitativi che sono come il PES Puff Pay per appunto la messa in sicurezza delle auto elettriche, dei corsi per abilitativi per il patentino degli F-gas, i gas fluorurati per ricarica dei climatizzatori, e tutto un programma di corsi relativo ai centri di revisione per la formazione e l'aggiornamento dei nuovi ispettori. La cosa più bella, l'ultimo corso che abbiamo confezionato, voluto in collaborazione con dei formatori a livello internazionale, dei brand più importanti al mondo, sono dei corsi di psicologia, di approccio con il cliente in maniera un po' diversa da quello che abbiamo sempre vissuto fino adesso, fino ad arrivare alla parte economica, moltiplicatori di redditività per rendere queste officine al passo con i tempi e redditive. Certo, e quali sono i punti di forza della vostra azienda? Beh, sicuramente l'affidabilità, la competenza, la conoscenza, la storicità. Certo. Noi proponiamo i migliori brand sul mercato dei nostri prodotti da sempre, non abbiamo mai cambiato, o molto poco quantomeno, per cui la storicità dei prodotti che tu vai a proporre alla clientela rappresentano un'affidabilità costante e certo, una conoscenza costante, per cui questo è una ricetta che, messa tutta insieme, sicuramente è un elemento di garanzia per l'utilizzatore finale, per il nostro cliente. Se posso aggiungere anche la passione, come dicevamo prima, che sta alla base del motivo per cui il tutto è partito e per cui ha coinvolto anche il resto della famiglia andando avanti negli anni. E il fatto, come accennava Daniele all'inizio dell'intervista, l'offrire oggi, essere riusciti oggi ad offrire al cliente un servizio a 360 gradi, cioè chi vuole aprire un'autofficina oggi, il presentargli il progetto su carta in mano della sua autofficina e quindi riuscire a vederla realizzata è una cosa che non tutti i nostri competitor fanno, insomma. Certo, assolutamente. Bisogna essere un po' visionari, bisogna vedere nel futuro, per cui il fatto di immaginare come sarà un'officina che vai a realizzare vuol dire guardare nel futuro. Certo, ci piacciono queste storie. Allora, io ricordo i vostri contatti, così se qualcuno che ascolta avesse anche solo una curiosità può contattarvi. Voi siete in una provincia di Varese, che non nomino perché è molto complicata da dire. E ricordo però il vostro sito web www.tecnosystem1981.com e i social Facebook Tecnosystem SRL, Instagram e YouTube Tecnosystem 1981. Esatto. Daniele, grazie mille per essere stati qui con noi, è stato un piacere parlare con voi. Grazie. Veronica, il piacere è stato nostro. Grazie a te. Amici di Storytime, anche questa intervista è finita, rimanete connessi per altre storie. Storytime, Evoluzione Radio.